Il triangolo Daccò-Formigoni-Perego ha molto a che fare con la Sardegna. È qui, vicino ad Arzachena, che Daccò vende a Perego Villa Ligrazzi, una favolosa magione con piscina e vista su Cala di Volpe, al prezzo sospetto di 3 milioni di euro. Secondo le perizie, quella villa vale almeno 5 milioni di euro. Guardi, Formigoni e Perego li avevo già ospitati lì, così, per fargliela provare. Poi ho chiesto 3 milioni e Perego ha accettato. Ma chi è il vero proprietario di Villa Ligrazzi? Io incasso meno di 100.000 euro all'anno, ho 65 anni, lavoro da 41 anni, ho potuto accumulare risparmi per 1 milione di euro che ho prestato ad un amico per acquistare questa casetta, non una villa faraonica, questa casetta in Sardegna. Poche settimane prima del rogito da 3 milioni di euro, Formigoni invia a Perego bonifici per 1 milione e 100.000 euro. Un passaggio di denaro sospetto. In Regione Lombardia non c'è mai stato bisogno di mediatori. Il lavoro di Daccò, diplomato ragioniere, era quello di sbloccare i rimborsi della Regione Lombardia alle strutture sanitarie private, come la Fondazione Maugeri. Il primo lavoro con la Fondazione Maugeri risale, credo, al 1997. Riuscì a sbloccare un credito di 23 miliardi di lire che avevano con la Regione. E come veniva pagato? A percentuale. Il 5, il 15%. In Sicilia prendo il 18%. Scusi, signor Daccò, ma lei come faceva a sbloccare questi lavori? Lavoro molto sul rapporto umano e sono capace anche di essere invadente. Insomma, chi mi ingaggia sa che porto a casa il risultato. Formigoni sapeva della sua attività di intermediario nella sanità? Sì, ma non ne abbiamo mai parlato. Ovviamente negli anni ho sfruttato la mia conoscenza personale con Formigoni per accreditarmi di fronte ai miei clienti. Quanti soldi ha ricevuto in totale dalla Fondazione Maugeri? Ma non so dirle con precisione, forse anche 60 o 70 milioni di euro. E poco meno della metà sono andati al mio socio Antonio Simone. Antonio Simone, ex assessore alla sanità della Lombardia, è in carcere dal 13 aprile scorso. Nel giorno del suo compleanno, la moglie Carla Vites scrive una dura lettera al Corriere della Sera. Formigoni non può sminuire la sua frequentazione con Daccò. Lo spettacolo dei rapporti di Formigoni con Daccò è sotto gli occhi dei molti chef d'alto bordo dove regolarmente veniva nutrito a spese di Daccò. Vederli insieme era una gioia degli occhi perché Robertino con Daccò e tutta la sua famigliola si divertiva. E tanto. Me lo vedo sul molo di Portisco arrivare diritto da Milano pronto ad imbarcarsi sullo yacht di Daccò, dove le sue figliole lo attendevano con ansia, pronte a togliersi il pezzo di sopra del bikini. Le ho già detto che non ho mai ricevuto alcuna regalia da nessuno, né un euro né una regalia di altra natura. Ci credo anch'io che Robertino non abbia mai raccolto soldi dalle frequentazioni con il faccendiere Daccò. A lui bastava l'onore di essere al centro di feste, banchetti, yacht e ville. Che se ne dovrebbe fare dei soldi uno così narcisista?